Salve, questo è il primo vlog a Taipei con l'ombrello, perché noi io sono in realtà fermo. Non fare queste cose, non mi fa brutta figura pure in esterna. La prima cosa che abbiamo fatto, giustamente. Ma guarda che bello! Cioè, ma proprio, mamma mia, quanto sono contento di aver portato la Reflex. Comunque, abbiamo preso le birre. Oh yeah. E io gli ho detto: tu in questi giorni farai insieme a me quello che non hai ancora fatto. Quindi la prima cosa che mi ha fatto, abbiamo preso in realtà, è la birra all'ananas. Sentite questa musichetta? Spiega. Questa musichetta è il camion della minnezza, perché qua Taiwan fa un cazzo di caldo che se ci fossero i bidoni dell'immondizia per strada così, non c'è spazio, fa caldo, c'è un sacco di gente, già ci sono un sacco di scarafaggi poi. Ma è bellissimo! Cioè, in America questa musichetta la fa il camion dei gelati, qua il camion della minnezza. Se vuoi un po' di minnezza, senti la musica e vai. Bellissimo! La birra che sa di birra. La birra che sa di birra. Di uva. Stappa le bottiglie, stappa la poi birra. C'è anche la birra all'ananas, perché visto che la pizza all'ananas vi fa cagare. La birra all'ananas, cioè roba che la gente ci sparerebbe un occhio, se lo sapessi. In Italia uva sparerebbero. O ananas, caro. Dai, è uguale, tanto non. L'uva forse l'ho assaggiata, ma se mi dici che non sa di medicina. No. Senti, prima di bere ti posso fare una domanda? Dica. Che probabilmente si stanno chiedendo tutti a casa. Ma perché tu fai sempre video coi pelati? Vabbè dai, tu un po' di capigliatura ce l'hai. Alla salute. Alla salute. Proviamo sta birra. Ok, buona, si sente l'uva fragola. Sa di uva fragola. Qua l'uova in Taiwan è cucina. È uva fragola. L'assaggiavo da piccolo l'uva fragola. È praticamente tutto uva fragola. Devo assaggiare un po' all'ananas, sto un po' più cacare. Mi piace un sacco, è molto dolce. Non è male, pensavo peggio. Sa proprio l'uva fragola, se l'avete provata, spremetela dentro una birra, ci mettete un po' d'acqua per allungarla. Comunque questi colori a me fanno impazzire. Adesso io sono arrivato da tipo 2 ore così, però sono tipo extra preso. Grazie, goccia di merda nella birra. Ok. Anche questa, cioè non è birra, è più un gioco. No, è più giocosa. Ma poi guarda quanto alcol c'ha. 2,8%. Ah, è proprio una bevanda spiritosa. Sì, è una bevanda spiritosa. C'ha 6,5% di succo d'uva, il che è tutto dire. Sì. Se sa così tanto di succo d'uva, ce ne sono. Cioè, vuol dire tipo qua sono. Questi sono 10, più o meno c'ha così di succo d'uva. C'è un cazzo. C'è meno di un dito di succo d'uva. Tanto io vi faccio notare quanti scooter ci sono. Gli scooter sono dovunque. Ma tipo, vuoi vedere l'ingresso del mercato notturno? Ma va, che figo, mo ci andiamo. Io probabilmente ho esagerato il primo giorno. Si è fatto lo sparano in petto, è venuto, ha fatto furbolola, cosa più strana. Tofu puzzolente in italiano. Ridimmelo un po' in questa lingua. Chow tofu. Io non contento, mi ci sono fatto mettere il sangue di anatra. Che buono però. Allora, il sangue di anatra ti piacerà. Il tofu puzzolente. Ma perché il sangue di anatra mi dovrebbe piacere? Assaggialo, è buono. Allora, l'audio uscirà una merda, ma non ce ne frega niente. Sì, questo è il sangue di anatra. Ti aiuto. Che tipo fegato. Ti aiuto. Ci sono i pescetti della mola. Ok. E questo è il tofu puzzolente. Sì. Questo tofu sa di fungo. È veramente fungo. Ma perché è fermentato, è come. Cioè, fermentato assieme a delle erbe, secondo me. Sì, vabbè, sa veramente di fogna. E questa invece è vaffanculo. Questa? Penso che siano pezzi di intestino, trippa. Non lo so. Trippa. Va bene, allora, proviamo la trippa che è. La trippa è trippa. Non è male. Piccante. È poco piccante, ho chiesto. Vai col chow tofu.
Ti conviene metterci sotto il cucchiaio mentre te lo porti alla bocca. Eccoci. Fai vedere la tecnica. Questa è una tecnica della Madonna pure per mangiare i ravioli. Allora. Arriva la sbafanna di merda, perché veramente è merda, però non è male. È buono, dai. Solo che dopo ti rimane in bocca quella pasta di pugna. È come il nostro formaggio, quello puzzolente, che puzza però poi è buono da mangiare. Questi pescetti che sono? Aringhe? Non lo so cosa siano. E questo è il sangue di anatra. Vai, questo è buono. Secondo, a me piace un sacco. La consistenza è strana. È un misto tra un budino e fegato. Questo poi non è male. È buono. A me sembra che sia dell'anatra, della carne di anatra, però un po' più delicato. Essenzialmente dell'anatra un po' più delicato, con la consistenza di budino. E invece queste erbe qui? Questa è l'erba, penso che sia del cavolo cinese. Vabbè. Tutto insieme è molto buono e anche molto piccante. Ti piace? Quindi l'odore fa schifo, però è buono. L'odore fa schifo, però si può mangiare. Io ti dico che i cinesi sono abituati che gli stranieri, i white warren, non si mangiano lo chow tofu. Quindi quando dirò in giro che tu ti mangi lo chow tofu, puoi far vedere pure il video. E guadagni punti. Guadagni punti. Buono. Bravo Reders. Allora, mi ha portato in una zona bellissima, questo qua io penso che ci potrei morire qua. Ci sono tutta la roba qui che vedete è da friggere, giusto? Sì, è da friggere. È da friggere. Questo cestino. Le tue pinzette. Io voglio l'uovo. E non so che uovo sia. Fa vedere l'uovo. Poi, allora, qua c'è la pelle di pollo. Pelle di pollo. Che buono. Va bene. Ma uno, un pezzo vuol dire una porzione, quindi. Ah, un pezzo è una porzione. Apriamo le patate dolci. Le patate dolci, va bene, quelli sono cuori di pollo. Sì. Prosciutto. Cuori di pollo. Ah, l'hai riconosciuto. La torta di sangue di maiale. Ah, prendila. Il sangue di maiale. Si rifrigge così. Sì. Facciamo friggere. Poi basta che è tanta roba. E però la birra, aspetta. Ma questa che roba è oggi? Le olio aromatizzate, ah, green tea, green tea. Guarda, qua mettono lo shampoo nel frigorifero. No, è te, non è sha. Ci hanno anche regalato una cosa. Sì, ho visto. Sì, bye bye. Papai. Bye bye, come bye bye? Papai. Bye bye è pregare. Bye bye e ciao. È uguale, hai detto la stessa cosa. No. Pai pai. Pai pai è torta torta. Torta torta. Pai pai. Esatto. Pai pai. Invece com'era quella spiegare? Pai pai. È più veloce. No, cambia il tono. Inculate il tono. Ti giuro. Pai pai è giusto, grazie. Ciao, arrivederci. Bye bye. No. Pai pai. Meno veloce. Pai pai. Pai pai. Pai pai. Oh, Mochi. Pai pai. È come se stai scoglionato. Pai pai. Come se li pigli per il culo. Pai pai. Pai pai. Vuol dire bye, pregare. Pai pai. Esatto. Ah, finalmente si mangia. Al pomodoro, no. Italiano. No, come no? No. Già comprato la birra Moretti di importazione. I cuori di pollo. Donne che seguono Reddits. Qua arriva un momento un po' omoerotico perché dovremmo mangiare dallo stesso. No, questo è il video conclusivo di oggi. Guarda qua, abbiamo preso un'altra birra. Vabbè, iniziamo dal cuore di pollo. E iniziamo dal cuore di pollo. Ci hanno anche regalato questa cosa. Vabbè, il cuore di pollo ormai lo conosco, da piccolo lo mangiamo. L'audio è una merda, lo so, ma vi dovete accontentare. È la sostanza che è importante, no? Troppo buono il cuore di pollo. Ma già sai, fritto poi. Buona sta birra. È rossa, molto amara. La pelle di pollo fritta, che è una delle cose più grasse dell'universo. Però fritta. Mamma mia, che buona.
Non ti rendi conto che cazzo di paese è il Taiwan? Esci, voglia di pelle di pollo fritta. Te la fanno. Cioè, no, non lo faremmo. Ma questo che cazzo avevamo preso? Penso sia... Che cazzo è? Non lo so. Ah, è il pollo. Il pollo, latte curry. Di soia. Ah, pollo, latte di soia e curry. Che c'è il curry? Non è curry. Sono le speziette che usano per friggere tutto. Ma è grassissima questa. Non mi piace, è molto grasso quello che capita da me. No, è buono. Avevo un pezzo spiegato. Oh, prova la patata dolce. La patata dolce, vabbè, è fenomenale. La fritta l'avevi mangiata? No, fritta mai. Buona, ah, dolce. No, poi non è buona, è dolce. Ci hanno messo lo zucchero. Ah sì, non mi piace più. Come? Veramente. Quello zucchero sopra no. Io adoro questo, lo fanno a Taiwan, sale e zucchero. Dolce non sono abituato. Cioè, arriva lo zucchero, che arriva prima il dolce, poi arriva subito il salato in contropiede. Si chiama Prime Brew. Questa, tipo, questa è bionda normale, non piace. Ci vediamo sto schifo all'arancia. Ah dai, dobbiamo assaggiare, come... proviamo tutto. A me farà cacare. Qua, sai quanto alcol c'è qua? Ma che cazzo è? È quell'uovo di merda che hai voluto prendere tu. Ah, l'uovo nero. È l'uovo di l'uovo merda. L'uovo nero. Allora, è il pita, che sarebbe un... uovo vecchio, cioè si chiama l'uovo di mille anni. Cioè fa cacare. Ma non è male. Madonna, io per me guarda, preferirei... L'uovo l'abbiamo visto prima. Non si sa che uovo sia. Però non è male. Assaggiamo. È nero proprio. Com'è la birra? È nero ma è buono. Cioè non è male, sai. Oh, sta birra... Io non le avrei dato 2 lire. È vero. Invece è una merda. Ma proprio cacare. Giusie, cao, giusie, cao, è una tortina di sangue di maiale. Oggi ci stiamo sfondando, se domani non vedete un altro vlog è perché mi sono cacato su tutto il tempo. Se un pezzo d'uovo ha questo aspetto, c'è qualcosa che non va, dico io, che cosa mangi? È morto l'uovo. Non è male. Forse quello che hai assaggiato tu era andato a male. No, mi sembra di bere l'acqua della vasca da bagno di uno. Cioè, dopo che uno... Ma che stai a bere? Eh no, lì mi c'ero fatto il bagno. Eh no. Sa di acqua dove scorreggia. Dai, che schifo! Ma ascolta, mi hai fatto mangiare qualcosa là che sapeva di fogna, mo ti lamenti dell'uovo. Almeno questo c'ha un buon sapore, non c'ha un brutto odore. Tu c'hai un brutto odore. È il suo perché? È il suo perché. Cioè, il sangue non si sente. Però ha delle palline di grasso, quindi sono quelle che danno il sapore. È il riso, secondo me. Hai il riso doppiato? No, è il riso. È il riso? A me sembra grasso. Ragazzi, è tutto promosso per quando mi vale anche l'uovo. No, l'uovo no. Non mangiatevi. Tranne il sale con lo zucchero, quello no. È una cosa più. Scrivete nei commenti se preferireste mangiare delle patate dolci fritte con un pochino di zuccherino oppure un cazzo di uovo talmente marcio che è nero. È nero, no. Assaggiamo. Mi sa che lo devi mettere nell'acqua. Cioè. No, è zuppa di mais questo. Ma che zuppa di mais? Sì, è anche scritto in inglese, corn soup. Ma è buono. Ah boh, alla marinara. Ma io non so un cazzo, lui almeno legge, io no. Io mangerei così, avremo questa birra e poi abbiamo sto video. Ma guarda quest'altra. No. No? No, ne ho presi 4 diverse. Allora, sono un ciaccone. Niente, vince questo è molto più amaro. Però io questo è ancora l'assaggio in effetti. Questo è amarissimo. Questa è Guinness praticamente. Senti questa che è buona. Ma è succo. È aranciata. Ma neanche, è tipo. Come si chiama? La medicina. Ma 5% alcolica. Se domani. Ma ci ubriachiamo. Quella medicina che quando c'è la febbre. Tutte quelle medicine che sa di medicina la vitamina C. Tutte quando sanno di so. Volevo farlo pure io, ma mi trattenevo. Ci vediamo al prossimo video.
Lo sai che la mamma di Federella guarda i miei video e quindi probabilmente mi ha visto. Ma questo sarà sul mio, quindi non lo vedrà. Non fatelo vedere alla mamma di Federella.